Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e oggi siamo su Theia, l'unico gioco che ti fa venire voglia di giocare anche dopo che hai appena scaricato Phoenix Wright 6. Può aspettare. Ok, l'altra volta ci eravamo lasciati qui, durante la scelta del gruppo per attaccare i serpenti vermiglio. Beh, non tutti. Il primo gruppo praticamente c'era Allison e Nadia assieme a Grant, che non facevano niente al castello. Poi c'è un gruppo di Horus che va a arrestare i criminali e il terzo gruppo a salvare gli ostaggi. Allora, ho interrotto qui l'episodio l'altra volta per poter anche riflettere meglio su che gruppo scegliere. E tutti mi avete consigliato questo gruppo, che risalta per la propria tranquillità, insomma, gli altri gruppi sono tutti sull'azione. E quindi sì, godiamoci questo ultimo attimo di tranquillità con questo gruppo allora. Mi chiedo cosa possa succedere davvero. Cioè, è strano che facciano scegliere un gruppo dove non si fa niente. Quindi tu sei la fonte di energia, Nadia? Che cosa assurda! Lo so, è molto strano. Ho troppe domande e nessuna risposta. Sia il mio sangue che quello di Seth sono contaminati da Lori Halcon. Ma a differenza sua, io non sono mai rimasta a contatto con esso. Allora il tuo gioiello sembra Lori Halcon, ma non lo è. Sì. Ti chiedo perdono, Nadia. Potrei vedere questo famoso gioiello di cui parlate? Sapete, anch'io ho aiutato negli studi sull'Atlas 2.0, ma non avevo mai sentito parlare di questo oggetto senza energia. Non c'è problema. Wow, Lord Grant, lei è come una specie di supereroe! È l'insegnante privato del principe, un maestro di scherma, ed è anche uno scienziato! Grazie, sergente Vertegris. Mi sa che non sanno ancora che i commessi del McDonald's sono laureati in medicina e ingegneria. Sono solo un uomo al quale piace rendersi utile, niente di più. Che strano. Effettivamente sembra un frammento lavorato di Lori Halcon. È quello che pensavamo tutti, ma a quanto pare non emana energia. Forse l'ha solo esaurita. No, non è possibile. I cristalli senza energia diventano grigi. Già, forse Hogarth e Isildra potranno avere più informazioni. Isildra è la scienziata alla quale Neon ha lasciato gli studi di suo padre. Forse potranno esserci d'aiuto. Se volete possiamo andare a controllare, anche se dubito che i laboratori imperiali abbiano strumenti più avanzati di quelli della famiglia Risan. Non abbiamo nulla da perdere, no? Andiamo! D'accordo. Mi scusi, Lord Grant, sa per caso dove posso trovare ago, filo e stoffa? Cosa? A cosa ti serve, se posso chiedere? Niente, volevo solo cucire un pupazzo per Seth. Ah, vuoi fare un rito voodoo? Brava, Allison, questo è lo spirito. Voglio farmi un regalino per scusarmi con lui. Scusarti con lui? Dovrebbe essere lui a cucirne una a te, allora. Non è stato molto garbato, ma quando sono uscita dal salone mi sono calmata e ho provato a mettermi nei suoi panni. È un ragazzo che ha avuto molte difficoltà da piccolo. Il suo vero padre l'ha abbandonato, ha visto morire suo fratello davanti ai suoi occhi e si è impegnato a fondo per diventare una High Vanguard. È normale che provi un po' di invidia nei miei confronti. Questa voce che io sono entrata nelle Marine solo grazie a mio padre è ormai diventata la verità per tutti. Seth si è solo sfogato, tutto qui, non l'ha fatto con cattiveria. Per questo voglio fargli un regalo, così torneremo amici come prima. Certo che ti piace proprio quel ragazzo. Cosa? Seth? No! Certo, è un bel ragazzo, ma è proprio scemo e noioso, non fa per me. Condivido, Allison. Oh, beata gioventù. Ok, sarà pure una parte tranquilla, ma è lo stesso divertente. Ok, siamo nelle sale imperiali. E direi che... dove si salva? Ah, sì, sono nel reparto alternativo delle sale imperiali. Cavolo, mi sono perso il save point. Un attimo, eh. Ai laboratori, ok. Direttamente ai laboratori. Che dovrebbero essere qui a sinistra. Ingegnere? Oh, vi chiedo perdono. Pensavo che foste l'ingegnere Hogarth. Avete un'aria preoccupata, Isildra.
Siete sicura di stare bene? Sono solo un po' preoccupata per l'ingegnere Hogard. Gli ho consegnato gli studi del dottor Reason ed è partito subito con una squadra per effettuare dei test su un suo progetto. Si è messo subito al lavoro allora. Già, ma sarebbe dovuto tornare. Non vorrei che gli fosse accaduto qualcosa. Noi vorremmo utilizzare gli strumenti di laboratorio per esaminare un oggetto. È possibile? Senza l'autorizzazione di Hogard non posso fare nulla, mi spiace. Sai dirci dove è diretto? Si è fatta accompagnare da alcune vanguardie al distretto povero. Al distretto povero? Per quale motivo? Non me l'ho spiegato. Fa tutto parte del progetto, mi ha detto. Beh, andiamo a cercarlo allora. Potrebbe essere davvero in pericolo. Sì, in effetti ci sono ancora i corvi che sono rimasti lì dall'episodio 12-14, che ne so. Lo farete davvero? Mi spiace, ma Nadia non può esporsi al pericolo. Probabilmente non otterremo nulla, ma vorrei far analizzare di nuovo il mio gioiello. So difendermi, i pericoli del distretto povero non mi spaventano. E poi ci sarò io a proteggerla, non c'è da preoccuparsi. Sì allora. Levizzo mi ha ordinato di vegliare su di te, Nadia. Sono con voi. Troveremo Hogard, Iseldra. Grazie infinite. Un'ultima... Ok. Sotto il tubo non si vede. Posso unirmi a voi? Giuro, non sarò d'intralcio. Voglio solo seguire gli sviluppi dei progetti del mio mentore. Finirò in un mare di guai per questo. Povero Grant. Ok, Grant non si candida più per il possibile boss finale. Ma resta comunque un sospettato. Sì, per me Grant non me la racconta giusta, non lo so. È simpatico, ma... Non lo so, nasconde qualcosa. Allora, andiamo direttamente al distretto povero. Ah sì, Nadia, devo dire che le tue antennine ti stanno davvero bene. Davvero. Già che ci sono, faccio un salto al negozio. Prendo giusto un po' di cose per... Cavolo, costa questo? E ti credo, cura tutto. Quarzo vitale, ma potrebbe essere utile, cioè ne ho già 9, ma non si sa mai. Allora, quartiere povero dovrebbe essere qui a sinistra. E qui c'è il negozio di Atlas, un attimo, eh. Cavolo, costicchia qui. Mi mancano pochi 50 zenith, aspetta, devo rivenderli. E ottenere giusto un po' per dare una bella roba di spirito a Addison. Oh, c'ho tanto... Frammento grigio. Però è utile. Anzi, non troppo. Uno basta e avanza, ok. Comprerei il Glacier, che aumenta lo spirito di 40. Che non è poco. E non posso metterlo, giustamente. Me lo tengo da parte, mi sa, allora. Allora, quartiere povero. Sì, è questo. Perché non ci sono cartelli che dicono dove è il quartiere? Oh, ci offre un lavoro nuovo. Alcuni marinai hanno detto di aver visto un cucciolo di Kraken girovagare nei dintorni della grotta conosciuta come Abisso di Smeraldo. È crudele sbarazzarsi di un cucciolo, ma se il Kraken dovesse crescere diventerebbe una vera minaccia. Potrebbe sterminare gli ultimi nardili rimasti nella grotta e poi passare a Deadsmith stessa. Va fermato immediatamente. Cucciolo di Kraken. Beh, finché non c'è la scadenza possiamo prendercela con calma. Sara, ma io non ho ancora capito dov'è questo quartiere povero. È lì sotto, non l'ho visto, non l'ho proprio visto. Pensavo fosse parte integrante di quello sopra, invece l'ho proprio ignorato. Ok, si capisce che è distretto povero, davvero. No, ancora i scarabei. Perché attacco? Qui c'è la magia. No, niente veleno, niente veleno. Ah, bravo. Cos'ha Grant? Danno neutro di... Anche infligge avvelenamento, perdita. Falcia bene. Dovrebbe far male. Danza spade, preso da Pokémon, che aumenta l'attacco, immagino. Medicare e vortice dell'oblio. Alta percentuale di uccidere sul corpo. Però, suona figo. E uno in meno.
You'll have to do better if you want to beat me. You have to do better if you want to beat me. Belle frasi, Nadia. Mi piacciono le esclamazioni dei personaggi a fine battaglia. Non posso farci niente. Un frammento. Posso? Cosa vuoi? Voglio il frammento. Cavolo, mi serve il salto di set. Peccato. Cosa sono questi slime? Grant con quella spada è un figo. Che bella posa. Cavolo, fa pochi danni però Grant. Sarà resistente all'attacco fisico. Tocca tre volte a lui, cavolo. That was scary. Mi chiedo, ma da dove ha preso queste frasi, Lollo? Perché non credo che abbia una troupe a casa pronto a registrargli ogni frase. O Lollo è bravissimo a cambiare la propria voce, oppure, non so, le avrà prese da qualche gioco. Cavolo, questi distretti poveri sono poveri di persone, se si può dire. No, non si può dire. Cos'è questo? Un ladro? No, no, non perdita. Bel critico, Grant, vai. Allora, vediamo i livelli. Alison è un po' indietro con i livelli, devo dire. Ma rimonterà presto, spero. Scheda magnetica. È per aprire una porta. Nevica anche qui dentro. Non ci avrei scommesso. Mini boss. Addosso. Forse non dovevo, ma l'ho fatto lo stesso. Vai, proviamo una bella perdita. No, peccato. Alison è quasi morto. Morta, sì. Prima uccidiamo gli altri. Questo. Oggetti. Quarzo negativo. Per te stessa. Danza spada, vai. No, non perdita. Ha perso spirito. Vabbè, attacca lo stesso. Doppio. Cavolo, fa due colpi, però. Alison ha un punto vita. Non l'ho notato. Un attimo, eh. Ok, in tempo. Diamogli un po' di. Perdita, ci sta. Grant, vai, spacca tu. Non lui. Cavolo, ho sbagliato mira. No. Perché veleno? Odio il veleno in tutti i giochi. Fuoco. Uno in meno. E sta per morire di nuovo lei. Un attimo, eh. Si usa i quarzi che sono più economici. Non posso fare magie. Ah, sì, perché sono in modalità Berserk. Sì, bene. Ma perché perde vita ogni turno quello? Non lo so. Concentrazione, così per avere un po' più di magia. Attacca! No, ha avvelenato anche lei. Intanto proviamo ghiaccio, magari fa più danno. No, mi sa che è uguale. Rallegrare, così magari becchiamo un po' di punti magia. E attacca. Ma resta così per sempre, Grant? Beh, non mi lamenterei però. Marget. Schianto. Questo faceva male, faceva molto male. Quarzo, vai. Ma perché Grant non subisce il veleno? È molto sospetto. E a proposito, sì, lui attacca. Alison ha poca vita, meglio curare prima possibile. Cavolo, Grant è forte. Cioè, non come Rudra e Varnidion, però è forte lo stesso, ecco. Resistente questo. Forse dovevo aspettare di salire un po' di livello. No, posso batterlo anche così, volendo. Dai, non era così forte. E c'ho anche un livello in più. Guanti chimici. Cioè, se c'era un mini boss a difenderli, forse sono forti, vediamo. Autoimpeto. Beh, non è male, ma riduce un casino di roba. Troppa forse. Per i miei gusti. Cavolo, sono sempre più stretti questi piccoli vicoli. E non riesco mai a schivare questi nemici. Cioè, non che mi lamenti, insomma, è una buona pratica per salire di livello, però. Ecco, per tornare indietro spero non sia così difficile. Cavolo, Alison è quasi morta, dico che è morta. Muori, muori, muori. Forse non devo attaccare con loro. Ah, ok, salvi in ogni caso. Una zona curativa.
No? No? Sì? No? Ni. No, non capisco. Mi va addosso, torno indietro. Non ha idee precise questo nemico. Sì, va bene che è uno scarabeo, però... insomma... sì, non ho mai visto uno scarabeo convinto, in effetti. Allora, già lo so, un bivio porta al boss. L'altro invece porta da un tesoro. Ma non so quale sia uno e quale l'altro. Direi che questo è più per il tesoro, dai. Una cassa rossa, ovvero scassinabile. Non c'ho vero uno che scassina, vero? No, è proprio sigillato, brutalmente. E già che ci sono, un attimo ripasserei come salgono le xide dei personaggi. Ah, proprio lui carica attaccando, basta. Allison con le abilità e Nadia abilità. Chiaro? Beh, direi che posso curarmi, sì. Lì no, troppo stretto. Ma chi è quello? Aiuto, vi prego, aiutatemi. Cos'è? Un robot? Ah, è un boss direttamente. Ed è anche suona malvagio. Faccia bene, speriamo di colpirlo, insomma. No, non funziona. Cosa attacca due volte? Ma sono in fin di vita. No. Ok, con calma. Per la nativa, No, sull'economico. Anche contro il boss. No, più che altro perché ho pochi perle lenitive. Rallegrare? Non adesso, ecco. Grant insiste un attimo con Falciavenne, sperando di colpirlo sulla vena, appunto. Beh, danza spada, vai. Cos'era questo? No, c'è poca vita. Quarto, vai. Vita, Margaret, vai. E attacca. Tu sei che fai male. Molto male. Proviamo il ghiaccio? Sì, fa male anche qui. È morta? Bene. Io darei un po' di... quarto vitale. Sì, economia al massimo. E curiamo con un bel quarto negativo. Adesso se la prende con lui, va bene. Tanto lui attacca indietro. Dobbiamo far salire il dominio, è quel che basta, così abbiamo un po' di bonus. Vai. No, no. E vai, mi è morta di nuovo. È in fin di vita questa. Un quarto di nuovo. E tu ne bel quarto vitale. No, adesso che la risorta! Cavolo! Vai, per la vitale, speriamo di mettergli un po' di più vita. Oh, stavolta resiste, bene. Ma sono tutti in poca vita, che cavolo. Allora, dov'è il quarto venitivo? Non dimmi che l'ho già finito. Come ho finito il quarto venitivo? Ma mi tocca usare la pella venitiva. Sì, anche su Allison, vabbè. Buttiamola, speriamo di vincere a breve. Ma spero di sì, ecco. Grant c'ha un colpo al Protelex Seed. Ed è bene. Vai. È morta e non posso farci troppo. Cioè, sì, posso farci qualcosa ma muore subito dopo. Beh, almeno prende meno danni adesso. Vai. Per la vitale. E tu attacca. Sperando di sbloccare l'Exceed a breve. Di nuovo. Exceed pronta, vai. Non fai doppio attacco su uno solo. Non posso neanche fare l'Exceed perché sono in modalità diversa. Non sono messo troppo bene, ecco. No, per niente bene, direi. No, per niente. Grant, puoi farcela, Grant. Confidiamo in te. C'è anche il bonus difesa. Ti prego, finisci questo così sblocchi l'Exceed. Dai, ti prego. Grant, puoi resistere. Hai 100 di vita, ma resisti. Grant, ti prego. Grant. Ma recupera vita attaccando, sbaglio. Cavolo, assorbe la vita. Recupera vita attaccando. Ma non basta. Peccato. E torno un po' indietro a fare qualche compera. Non c'è abbastanza quarzi. Peccato.
Però tornando indietro faccio anche tante battaglie, quindi salgo di livello bene. Molto bene. E vincendo certe battaglie potrei anche ottenere un quarto lenitivo. C'è da farmare qui, cavolo. No, non ti voglio stavolta. Bene, eccomi qui. E andiamo a fare un po' di shopping. Sperando mi avanzi qualche zenith. Ma sì, ne ho guadagnati un casino, quindi posso spenderli come mi pare e piace. Anzi, anche se prima farei una visita al negozio di armature, che sarebbe meglio. Meglio prevenire che curare, letteralmente. Sì. Questo aumenta la forza. Non è da buttare, ecco. Allora, non ci sono corazze che aumentano lo spirito, però c'è questa bellissima che aumenta i 20 di resistenza senza troppi effetti negativi. Vai, due diretti, se posso equipaggiarli almeno. Ok, che aumenta anche la resistenza. Vai, subito. E per te pure. Bene, direi che con le armature ho comprato abbastanza e andiamo a prendere degli oggetti. Ho ancora pochi zenith, li userò saggiamente. No, prendiamo questi. Giusto uno di questi. E il resto in quarzi negativi normali. Vai. Dovrei avere quello che mi serve adesso. Spero. Ma sì, ho armature nuove e anche un po' di livelli in più, quindi dovrei farcela. Fantastiche le frasi di inizio. Questa è la tua ultima chance per scusarti! Le adoro. Medicare funziona su tutti! È fantastico! Non lo sapevo, cavolo! Allora la prossima volta me lo mando in Berserk. Che è meglio, forse. Meglio fare pochi danni, ma con calma. Allora, prima di curarmi con quel grandissimo bozzolo, vorrei un attimo andare qui a destra, magari c'è qualcosa che mi aiuta. Sperandoci. C'è un baule, semi nascosto, ma c'è. Schegge curative. Sì, potrebbero fare bene. Cos'è questo coso dorato? Posso ignorarlo? Sì. Bene. Se gli parlo, inizia una sfida oppure perché potrebbe essere un boss anche. Ah, no, sono quei pipistrelli che devo sconfiggere per l'altra volta, no? Sì, era quella missione che mi sono preso l'altra volta. Ma sì, visto che ho ancora la zona cura... Non posso colpirlo. Ah, dannatissime retrovie, cavolo. Ahia, fanno male ma non troppo. Grant. Oh, medicare, vai. Grande Grant. Medicare di nuovo, cavolo, è bellissimo spammare questa mossa. Sì, va bene che... Cavolo, non c'è più magia. Attacca. Isolerò Definity, che così hai un po' più di vita. Ah, ciao, perdita, cavolo. Vai, oggetti. Anzi, li userà lei dopo. Si arrangia, ecco. Ecco, togli perdita, grazie. Adesso medicare meglio. Sì, era meglio. Quanto muoiono questi corvi? Ehi, va bene che sono una specie di boss, però. Mi avanzano giusto per la danza di spade, vai. Senti, prenditi una bel quarzo energetico per un po' di punti magia. Non ti vogliamo senza. Cavolo. Morite! Voi dovevate essere un boss di prima, non di adesso. Dovreste essere cisti, dai! Non voglio speccare quarzi per adesso. Ma mi tocca, mi sa. Bene. Credo sia un momento dove... Non lo so. Questi boss, meno male che non sono in modalità difficile, dai! Altrimenti, primo turno mi uccidevano tutti. L'exit pronta, lei lo fa fuori, lei lo fa fuori. Allora, manca pochissimo il suo turno, quindi un po' risorgiamo lei e adesso lei lo fa fuori. Ok, abisso di luce, direi che è morto, spero. Ti prego fallo fuori,
Non è morto! Come non è morto? Morto, morto! Sì! Sì! Cavolo, ero alle strette. Come non sono salito di livello? Vabbè, Storm di Corvi sconfitto! Con anche una bella musichetta in sottofondo, direi. Bene, anche se questo episodio potrebbe dilungarsi un po' troppo, dovremmo sconfiggere il boss adesso. Ho salvato, vero? Salvo di nuovo per... No, no, scherzavo. Un attimo, fermo la registrazione per vedere se ho salvato, perché è una cosa importante. Ok, sì, ho salvato. Nessun dilemma. No, no. Aspetta, ti voglio evitare per avere full vita contro il boss. È impossibile, troppo stretti i vicoli. Ah, ok. Non ho perso vita, ma giusto un po' di mana. Ma che recupererò con la mossa speciale di Alison. Ok, tocca a te, brutto essere. Ah, a noi, strano tipo con vestito da high tech. Fai già bene, vai. No, peccato. Allora, cautela, sì, fa sempre bene un po' di cautela. E concentrazione, così cominciamo con un po' di bonus. E tu attacca così sblocchi la tua mossa speciale. Mi tagliate dice questo farà male, ma noi attacchiamo lo stesso. È momento di medicare, caro. Perché lui recupera punti vita ogni mossa che fa? Non lo so, sarà una mossa, una sua abilità speciale. Papà! Faceva più male il ghiaccio, mi pare. Adesso provo. Vediamo. Fimbulve... No, nome più facile non esiste, ovviamente. Sì, fa un po' più male. Com'è che adesso è un po' più calmo? No, scherzavo. Medicare, subito! Ok. Sicuramente meglio di un quarto lenitivo. Vai, rallegrare per un po' di punti magia gratis. E non ti ha colpito, ovviamente. Vabbè, per ora non serve troppo. Aia, fa male. Medicare, subito. No, rallegrare di nuovo. Beh, almeno stavolta l'ha colpita, dai. Ce la sto facendo. Perché faccio sempre vampa? L'altro fa un po' più male. Allora, bene. Con la vita sono messa molto a posto e... ci sono. Exceed, pronta, vai. Intanto tu attacca col ghiaccio. Sono curioso di vedere... No, prima cura, grazie. Poi magari eventualmente l'Exceed. Anche Alison ce l'ha pronta, eh. Sì, adesso ancora un po' Nadia. Bene. Ah no, questa è di Alison. Nadia. E anche lì c'è l'Exceed, ok. Il boss è... oh, fregato, ecco. Vortice dell'oblio. Una piuma? Che succede? Cosa? Ha perso 5, davvero? Ah, mi è morto Granat. Ehi. Probabilmente quel vortice aveva una buona probabilità di uccidere, ma qui boss forse funziona con più difficoltà. Cioè, magari uccideva il boss sul colpo. Allora. Quarzo vitale, vai, sì. È un bel appello alla negativa, visto che non ho ancora usato niente. Ma si falcia bene adesso che ci provo. No, funziona. Vabbè, sarei fregato con le altre Xida, vuol dire. Splat, ok. E adesso ho bisogno di luce, giusto per fare combo, ecco. Queste Xida sono davvero molto belle. Ma sì, no, le... sì, medicare, vai. Ehi, ho il dominio al massimo. Medicare di nuovo. È fantastica questa mossa. Sì, vai. Sconfitto, sì! Pietra Indaco ricevuta.
Beh, sconfitto è un po' di livello su. Ah, grazie mille, ci avete salvato la vita. Per fortuna siamo arrivati in tempo. Ma che diamine era quello? Indossava un'armatura Vanguard. Lasciate che vi spieghi. Questo è... era, perdonatemi, il progetto Heinz. Non vorrei farne anche uno Zwei magari adesso. O uno Dry. Il progetto Heinz fa parte della serie Zachl. Cos'è questa serie Zachl? E soprattutto, come si pronuncia? Serie, progetti. Levizzone è al corrente? Certamente, sono esperimenti che stiamo eseguendo con Luri Halcon. Con le ricerche di Christopher Reason sono riuscito a migliorare i vecchi progetti, ma sono ancora lontano dal risultato che miro ad ottenere. A differenza del mio primo progetto, il progetto Null. Perché prima del progetto Heinz ci sta il Null, ovviamente. Che nomi gli dai? Perché nomi di numeri tedeschi? È stato un completo fallimento. Ho usato troppo Hori Halcon e ho perso il controllo del soggetto. Tipo adesso. Progetto Null. Horus. Ah, era Horus il... Non lo so. Tutti hanno un background mistico e quindi non lo so ancora. Dovrò rivedere i progetti di questi dannati bioautomi. Grazie ancora per avermi aiutato. Ora possiamo tornare al castello. Ma nessuno non si sa cacciare nei guai qui. Mi spiace, Nadia. Ti confermo la versione che ti ha fornito Reason. Questo gioiello non è Hori Halcon. Immaginavo. Grazie mille per aver controllato, ingegnere. So che magari le mie parole non ti saranno d'aiuto, ma stiamo facendo di tutto per scoprire cosa ti è accaduto, Nadia. So che con l'aiuto delle ricerche del dottor Reason arriveremo alla risposta in breve tempo. Non preoccuparti. Grazie. Nadia, devi essere molto confusa. Andiamo a svagarci un po', ti va? Arriveremo alla risposta un giorno. Ma per ora cerchiamo solo di non pensare alla tua situazione. Che ne dici? Alison, grazie infinite. Apprezzo davvero ciò che stai facendo. Potremmo iniziare a pensare a quel famoso regalo che voglio fare a Verset. Bravissima! Da bambina ho creato un sacco di bambole di pezza. Magari possiamo fare una bambola. Ottima idea. Gli piacerà più un peluche o un pupazzo di pezza? Cos'è questa scelta così improvvisa? Un peluche per me. O un pupazzo di pezza. Allora, spiegatemi qual è la differenza adesso. Tu dovresti essere un pupazzo di pezza, più o meno, e tu un peluche. Credo. Il pupazzo è più normale e questo è più morbidoso. Vai, peluche, per ammorbidire il cuore di Seth, che è sempre un po' stravolto. Bene, magari di un Varzan. A tutti piacciono i Varzan. Peluche di un Varzan. Ne voglio uno. Lollo, se vuoi che continui la serie, devi darmi un peluche di un Varzan, altrimenti la chiudo qui. È semplicemente fantastico. Facciamogli un peluche di Rudra. O di un altro, magari di Vanillion. Rudra, rigorosamente. Eh sì, facciamogli un bel pupazzino di Rudra. E ora andiamo. Abbiamo perso un sacco di lavoro da fare. Semplicemente fantastico. Scenario completato. Posso salvare? No? Bene, allora... Stavolta non voglio interrompere quel video perché devo sfidare il boss, quindi... Devo scegliere qui sul colpo. Allora, da qui comincia la parte intensa, quindi... Mi piacerebbe concludere qui l'episodio. Però non posso salvare adesso. Allora, pensando, la più rilassante qual è? Direi questa, ci sono solo 3 personaggi, questa sarà più intensa, direi. Quindi vai con questa. A salvare un po' i prigionieri. Prima che possiate dire qualsiasi cosa, non iniziate a farmi la noia sul fatto che questo posto è sporco e tutte queste menate da voi nobili. Siamo nelle fogne, è normale che facciamo schifo. Non avrei mai detto nulla di simile. Sono disposto ad andare in capo al mondo per salvare mia moglie. A prima vista mi sembravi il solito fighettino coi soldi, Neon. Lo è in effetti. A quanto pare gli attributi non ti mancano. Andiamo.
Bene, mi date un bel Oh, Ferion è uno scassinatore! Finalmente uno scassinatore decente! Posso uscire? Sì, ok. E direi che posso salvare. Davvero, queste sono le fogne... Le fogne di Merton City? A cui non posso ancora accedere, ma faremo con calma nei prossimi episodi. L'ultimo episodio tranquillo finisce qui e ci vediamo al prossimo video quando capita e tutto il resto.